Buongiorno e benvenuti al Frantoio Peltristo, che ha sede a Pietrafitta, che ha sede da 100 anni a Pietrafitta in provincia di Perugia. Vi do il benvenuto e vi presento brevemente la nostra attività, che si svolge prevalentemente così: riceviamo l'oliva dei produttori pesandole, distinguendo partita per partita, dopodiché l'oliva viene accolta nel magazzino, lavata e defogliata. A questo punto inizia la fase di rompitura mediante un frangitore a martelli e successivamente una fase di gramolazione, quindi di preparazione della pasta e delle olive per l'estrazione. Il primo procedimento di estrazione è attraverso il metodo sinolea, che consiste nel estrarre l'olio per sgocciolamento a freddo o per colamento. La pasta di olive rimanente quindi va disoleata nuovamente attraverso un separatore centrifugo. Successivamente passiamo ai separatori finali, che ci danno il prodotto finito. È evidente e naturale che da un processo produttivo siffatto ne derivino la creazione di reflui. I reflui oleari possono consistere in liquidi, che sono le acque di vegetazione, o solidi, che sono le sanze umide. Le acque di vegetazione vengono stoccate in appositi recipienti e poi smaltite nei nostri terreni attraverso la pratica della fertirrigazione. Per quanto riguarda invece le sanze umide, queste vengono convogliate in un apposito macchinario che ci consente di separare la parte legnosa della pasta di olive, della sanza, dalla polpa, e questa macchina ci consente di estrarre il nocciolino, che altro non è che il nocciolo dell'olive frantumato. Il nocciolino che otteniamo ha un grado di umidità di circa il 20-25%, ma nonostante questo viene immediatamente utilizzato negli impianti di produzione di riscaldamento. Va da sé che in questo modo noi riusciamo a produrre energia con una sostanza che altrimenti sarebbe stata destinata allo smaltimento, quindi tiriamo fuori dell'energia da un rifiuto. Una volta denocciolata la sanza, si presenta come esclusivamente polpa di olive denocciolata particolarmente umida. A questo punto non ci rimane che disfarci di questo rifiuto attraverso la pratica dello smaltimento sui terreni.